Allora, conta abbastanza. È un po', secondo me, sopravvalutata questa cosa, nel senso che è uno dei tanti ingredienti, unito a perseveranza, unito a intelligenza, unito a una sana dose di fortuna, perché non credo alla fortuna, ma diciamo la particolare congiuntura di eventi che a volte si verifica ad esserci, e l'ausilio di consulenti esperti, il coraggio, l'ardimento, la capacità narrativa, cioè l'idea è un pezzo, un pezzetto del tutto. Riusciresti ad assegnargli una percentuale nel successo di un business come Allora, l'idea? no, perché io sono proprio contrario, nonostante io mi occupi anche di parti tecniche in azienda, io sono proprio avverso alle percentuali perché dipende. Cioè, tu puoi Beh. avere un'idea geniale e che vale il 90% del peso specifico, oppure avere un'idea non bellissima e vediamo tutti i giorni esempi di idee non particolarmente brillanti, ma nelle mani giuste, con il consulente giusto, con le parole giuste, eccetera, eccetera, diventano veramente mondiali. Quindi dipende.